il nazionalista di fine Ottocento lotta per imporre il dominio della sua nazione su tutte le altre. È un cambiamento netto e trova le sue ragioni in due ideologie che stanno scuotendo il mondo intero: l'imperialismo e il darwinismo sociale. Due ideologie che mettono in primo piano il concetto di leadership. Le specie più deboli, come le nazioni più deboli, si estinguono per una sorta di selezione naturale.